Bentornati amici sul computer in due. Ok. Oggi cosa siamo a fare? Sì, siamo oggi siamo qua, sì. Visto che ci sembra vi sia piaciuto il video sullo Xeon Pi, esatto, che è un coprocessore, siamo a vedere un altro coprocessore per il cloud computing. Per l'editing, quello che servono calcoli nudi e crudi, quindi dove serve potenza di calcolo a nastro. Sì. Insomma, andiamo a vedere un acceleratore. Esatto. In questo caso un acceleratore GPU, perché si parla di Nvidia. Esattamente. Che in questo caso da concorrenza allo Xeon Pi, sotto alcuni aspetti, perché anche lì bisogna vedere su che programma vogliamo andare, perché ok, sono molto specifiche, perché se devi usare, se devi giocare non va bene, non va assolutamente, non serve assolutamente a niente. Sono schede Nvidia da server per fare conti alla fine, cioè esatto, che cazzo ne so, dati. Big data, gestione di big data, penso, sì esatto, fare un server house, sì, render farm, qualcosa del genere, cioè non, esatto. È molto vago l'argomento. Loro dicono ci sono. Dopo tu usali più o meno dove pensi di utilizzarli. Se dopo non sì, ti va, server workstation, tipo ti dicono sì, boh, noi ti diamo la possibilità di avere prestazioni rispetto a un normale Xeon 25 volte superiori. Dove? Da qualche parte sicuro ti serve. In ogni caso, GPU computing. Esatto. Quindi in ogni caso dovrebbe essere. Fanno vedere gli schemi dove la potenza di calcolo del processore è così, e dopo c'è questa qua che c'ha una potenza così, è proprio una scoreggia del processore, appunto perché? Perché si sa che la potenza di calcolo te la danno i core. Sì, esatto. Fine, si è passata questa cosa, cioè in realtà anche andando su di frequenza si aumenta, perché maggiore frequenza, maggiori calcoli esatto. al secondo, e ok. Però in questo caso i core, sì, cos'è che succede? Praticamente il processore c'ha i suoi 8, 16, 32 core, la GPU ne ha 2800, ok, quindi sempre che il software sia programmato, esatto, ottimizzato, appunto. No, non è ottimizzato, proprio la programmazione per la scheda video, è la programmazione per i CUDA. Sì, sono proprio utilizza i CUDA core. Sì, appunto. Esatto, che sono processori e va a prendersi il carico di lavoro dal processore e lo processa. Lo processa così. Lei, insomma, ci processa i cosi del processore processandoli il processore. E questo processore cos'è? Un single socket? No, allora, in questo caso noi vorremmo parlare della K80. Esatto. Che non è altro che una K40x2, ovvero ci sono due potentissime GPU, la GK210, che la K40 è una, qua ce ne sono due legate da un PLX. Esatto, quindi... Sto a fare un strano, che le metto assieme, hanno 12 giga di memoria ciascuno, GDDR5CC. Esatto, da 5000 MHz. GHz. Esatto. E quindi riusciamo ad avere, diciamo, certo. Sono è una semplice X2, come era delle Radeon, eccetera, e anche qua hanno voluto fare una dual GPU solamente con un processo completamente, cioè una concezione completamente differente. E quindi cosa riescono ad ottenere con questa concezione qua? Semplicemente molto la potenza di calcolo, risparmiando un po' sui consumi, alla fine consuma 300 watt come scheda, sta accesa giorno e notte per dissipazione passiva, perché è dentro sì. I rank, no? Eh sì, rank. Sì, e sappiamo. Diciamo l'airflow, no? Esatto, il flusso d'aria. Ah. Spendono. Qua c'è la scheda. Oh. Una persona si è messo lì il cinesino che soffia dalla mattina. Okay. E si sa che quando si parla di server, utilizzano. Guarda che rincoglio. Utilizzano 1000 watt per alimentare e 1500 per dissipare. Quindi siamo sempre lì sulle dissipazioni consumi. E andremo a vedere una cosa bella, appunto, questo dei consumi, che Google vuole portare tutto sott'acqua. Cosa? Spiegamelo. No, vaffanculo. Volete saperne di più? Noi vi abbiamo detto questo, era okay. Giusto una cosa curiosa, come dire. Volevi aggiungere altro? No, no, perfetto. È una scheda che serve, sì, serve. Non si può utilizzare, diciamo, sui computer desktop normali, appunto. È da server. Esatto, quindi a meno che non si affida a una K40, che lì è il top, è il massimo che può avere un desktop, a meno neanche. Che non ci metti dentro il cazzo di condizionatore dentro. Neanche, perché quella lì consuma uguale, quindi. Ma quella dissipata attiva e passiva. E con questa notizia bomba, finiamo il video. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto un bel dislike, è colpa di Smash. No, colpa sua. Vuoi un pugno? Grazie per la visual. Se ti fai la mamma, ti tiro un pugno. Ci vediamo al prossimo video.
Ciao. Ciao.